Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Iniziamo il mese di novembre con una grande festa che la Chiesa ci offre ogni anno. In un'unica celebrazione, in un unico ricordo, tutti gli uomini e le donne che nel corso della storia hanno capito che cosa significava per loro mettere al centro il Vangelo. La festa di tutti i santi ci mette dinanzi un esercito di persone beate. Lo abbiamo ascoltato anche nel brano del Vangelo, continuamente Gesù ha detto beati, beati sono i poveri nello spirito, i miti, le persone che vanno alla ricerca della pace, le persone che perdonano, le persone che si lasciano anche insultare e perseguitare a causa di Gesù. Il beato è la persona felice. Sembra un controsenso quello che dice Gesù oggi. Come si può essere felici quando si viene insultati, quando si viene perseguitati? Una persona felice non è certamente la persona povera per il mondo. La pagina delle beatitudini di oggi è la carta d'identità del cristiano. Se ci ritroviamo in queste beatitudini, allora siamo di quei cristiani che vogliono diventare santi. Non dimentichiamo che la santità è il cammino di ogni cristiano. Tutti noi dovremmo desiderare la santità. Dovremmo scontrarci con un mondo che non ci capisce. Dovremmo incoraggiare noi ed incoraggiare gli altri in questo percorso di fede. Siamo beati quando la centralità è Cristo e quando Cristo diventa il motivo che ci porta a vivere e ad affrontare anche le difficoltà. La ricompensa non è sulla terra. Anche questo Vangelo ci ricorda che i nostri passi sono verso il cielo. La ricompensa, la gratitudine è nel regno dei cieli. Dopo che concluderemo la nostra esperienza terrena, che incontreremo il Signore faccia a faccia, allora sì che saremo ricompensati per come abbiamo vissuto secondo la sua volontà. Non posso che ricordare anche all'inizio di questo mese di novembre il ricordo che la Chiesa ci fa fare di tutti i nostri cari defunti. Persone che non ci sono più, che hanno lasciato la vita terrena e che vivono oggi, godono di questa visione del Signore faccia a faccia. La nostra patria è il cielo. Dice la liturgia in un prefazio della preghiera eucaristica che sulla terra siamo in esilio, la nostra patria è nel cielo. Godiamo dei santi, della loro memoria, della loro vita, imitiamoli
perché sono i modelli che ci spingono a vivere come ha vissuto il Signore, e viviamo anche questa nostra preghiera del suffragio in tutto questo mese di novembre per le persone che ci hanno lasciato, quelle che conosciamo, che ci appartengono come familiari, ma ci sono tante anime che non sono conosciute e che sono dimenticate da tutti perché non hanno persone che pregano per loro. Buona festa di tutti i santi, perché è la festa della Chiesa del Cielo e noi godiamo di questa beatitudine del Paradiso.